Morte all'America, morte a Israele, Mussavi e Carrubi devono essere impiccati. Lo gridano alcuni deputati in Parlamento all'indomani delle manifestazioni non autorizzate con cui i leader dell'opposizione hanno chiamato a raccolta migliaia di dimostranti. Due persone sono rimaste uccise, 9 poliziotti feriti. Il portavoce della Commissione per la Sicurezza Nazionale ha declinato ogni responsabilità e ha parlato di martiri uccisi dai militanti dei Mujahideen del Popolo. Una delle due vittime è uno studente, si chiama Saneh Jaleh. Ma l'organizzazione armata in esilio ha bollato le accuse come false. Al telefono il racconto di una testimone da Teheran. Fra le 5 e le 5 e mezza del pomeriggio ci sono stati violenti scontri con la polizia. Ma la gente non se n'è andata e ha continuato a gridare slogan. Poi ha cercato di raggiungere piazza Azadi. Secondo me c'erano più di 40.000 manifestanti per le strade. Ho visto anche molte persone ferite e diversi arresti. Accanto a me c'era una signora sui 60 anni. Le forze di sicurezza l'hanno picchiata con bastoni e l'hanno portata via, trascinandola.